Buonasera da Chiedilo al Sindaco, il nostro appuntamento ormai lo sapete del lunedì, sempre in compagnia con il Sindaco Matteo Biffoni. Buonasera a tutti, ben ritrovato, buonasera, Sindaco. Buonasera. Inviateci come sempre le vostre domande da casa, segnalazioni, spunti, sollecitazioni varie all'indirizzo mail chiedilo al sindaco@chiocciolacomune.prato.it. E noi iniziamo dal rapporto ecosistema scuola 2018, ottimo piazzamento nella top 10 tra i comuni italiani per il nostro comune di Prato riguardo allo stato del patrimonio delle nostre scuole, patrimonio edilizio delle nostre scuole. Sì, siamo molto soddisfatti, lo dico perché anche qui tante volte ce lo siamo dette, l'investimento e ci piace di più, i nostri cittadini più preziosi, ci abbiamo speso tanto in questi anni e il riconoscimento appunto nazionale del settimo posto in Italia è una grande soddisfazione. E vorrei dire una cosa, che sono dati del 2017, come avete visto ieri abbiamo, insomma, quando è stato la scorsa settimana, siamo andati a fare il sopralluogo alla nuova scuola di Ponzano, ci sono interventi che sono stati fatti quest'estate, cioè nel 2018, e quindi i risultati arrivano nel 2019, secondo me abbiamo speso ancora di più rispetto anche agli anni precedenti. E perciò spero, mi auguro che questa classifica possa essere addirittura migliorata nel corso dell'anno, dei prossimi anni. Detto questo, il settimo posto in Italia è una bellissima soddisfazione. Dietro siamo a molti città contanti. Poi come Bolzano, Trento, esatto. Che cosa ha fatto la differenza, Sindaco? Nel senso, noi questi anni abbiamo fatto un lavoro, che lo so, prima che le mamme, tanto so che mi scriveranno, che ci sono ancora alcune cose da fare, penso al caso della Zipoli per esempio, e quello in questo momento ci preoccupa di più, però sono stati fatti investimenti innanzitutto sull'antisismica, sulla qualità delle nostre scuole. Molto spesso è chiaro che vedere una scuola nuova o comunque dall'ampliamento, come sta accadendo in questi anni, fa proprio effetto, impatta di più, però sono stati fatti tanti interventi, molto spesso anche piccoli, su una palestra, sul sistemare un tetto, su dare risposta a un ingresso, che costano alcune migliaia di euro, ma che rimettono in fila le cose. E poi i tanti interventi, per esempio il cosiddetto progetto Kyoto, quindi i cappotti termici alle scuole, alle palestre, tutti gli investimenti che sono stati fatti proprio per migliorare anche complessivamente la qualità delle infrastrutture scolastiche. Insomma, è stato fatto un lavoro che alla fine sta premiando. Siamo dietro realtà importanti, oltretutto le province autonome giocano un po' una partita, un campionato per conto suo, anche per le risorse economiche che hanno, però sì, siamo molto soddisfatti. Molta attenzione anche alle energie rinnovabili, lo abbiamo detto, la scuola di Ponzano è uno di questi esempi più significativi. Fantastico. Prossimi interventi brevemente e le situazioni che rimangono ancora più critiche. Dunque, la situazione che in questo momento mi preoccupa di più e che voglio dare una risposta subito è le Zipoli, perché lì è stato fatto un intervento che non ha risolto il problema, interverremo, però stiamo redigendo, lo dico, proprio sarà a breve pronto il progetto sull'antisismica, 500.000 euro di intervento, e dovrebbe definitivamente sistemare tutta questa faccenda. Siamo in attesa a breve anche della gara per l'ampliamento della scuola di Casale, abbiamo mandato a gara Cafaggio, le Laura Poli, quindi anche lì un investimento molto importante, e stiamo redigendo il progetto per l'ampliamento della scuola di Galcetello, che servirà finalmente a dare una risposta a tutta la zona nord della città. E poi vari interventi, piccoli interventi, sistemazione di un tetto, di un giardino. Abbiamo intenzione anche, stiamo valutando anche l'ipotesi di coprire una serie di giardini, come ci hanno chiesto le maestre, per l'estate, perché abbiamo una struttura e ci può andare in questa direzione, fra l'altro molto belle. Insomma, stiamo facendo un'altra serie di interventi e continuiamo con tutte le estati a intervenire con i cappotti, con gli sdetti appunto per il risparmio energetico, su altre scuole dell'amministrazione comunale, per proseguire quel percorso già iniziato. Un paio alla volta le facciamo tutte durante l'estate. Voltiamo pagina, lasciamo un attimino da parte l'argomento scuole per parlare di attualità e del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, del caporalato. Se ne è discusso ampiamente con i vari referenti della Procura Pratese la scorsa settimana in un convegno al Pecci, dove è stato un po' fatto il punto della situazione. Ecco, sembrano essere in aumento i dati rispetto all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonostante il fenomeno ovviamente continui a restare importante sul nostro
nostro territorio, anche per la presenza, insomma, di diverse etnie e di diverse dinamiche legate al mondo del lavoro. Noi abbiamo deciso di dedicare la giornata sulla tratta proprio a questo, che è un fenomeno che ci preoccupa molto. La legge del governo del 2016, il governo precedente a questo, sul caporalato ha dato una grande mano, ce lo spiegava benissimo procuratore Nicolosi e procuratore Gestri, l'hanno spiegato bene. E noi insieme alla Procura abbiamo firmato nel maggio scorso un protocollo d'intesa che permette di incanalare verso un percorso protetto tutti coloro che vorranno denunciare situazioni di sfruttamento lavorativo, situazioni di debolezza, per poi appunto insieme alla Procura valutare se ci sono addirittura i margini per far partire un accertamento di carattere penale. I dati sono confortanti da un certo punto di vista perché sono in netta crescita. Noi stiamo trattando allo sportello dell'amministrazione comunale una trentina di casi. Detto questo, probabilmente anche per il fenomeno che tutti noi conosciamo, ma che è la Procura, la relazione del dottor Gester è stata molto puntuale da questo punto di vista, ha inquadrato, forse ancora non entra nella profondità delle situazioni, anche perché allo sfruttamento, come abbiamo conosciuto dei cinesi, adesso si rischia lo sfruttamento di delle situazioni ancora più di disagio, di difficoltà, delle cambiano persone, un po' le dinamiche. Esatto, senza diritto. E poi va in, come dire, in quasi in filo a quello che durante il congresso della CGIL, in particolare la Filtems, ci ha, il settore che segue anche i tessili della CGIL, ci ha rinnovato l'attenzione a chiedere un'attenzione particolare per la città di Prato da parte del governo nazionale, soprattutto sulla parte, e io devo dire finalmente c'è stato riconoscimento, l'ha detto il dottor Gestri durante la sua relazione, il dottor Nicolosi durante la loro relazione, l'ha detto anche il segretario Massimiliano Brezzo durante la sua relazione al congresso della CGIL, che il lavoro che ha fatto il comune di Prato insieme agli ispettori della regione sta dando dei frutti su quello importanti. Poi ci arriviamo, ritornando invece allo sportello che si trova fisicamente, lo ricordiamo, in via Roma, quindi all'assessorato dei servizi sociali e dell'immigrazione, è un punto di contatto, di primo contatto con le varie autorità del territorio per segnalare alcuni casi. Ecco, quello è uno degli strumenti operativi che avete messo in campo con questo protocollo, sta dando dei risultati? Sì, noi vediamo che c'è più fiducia, nel senso che l'amministrazione comunale è da sempre, da chiunque, è vista come il punto di riferimento immediato e noi abbiamo una struttura, fatemi ringraziare pubblicamente l'ufficio dei servizi sociali e immigrazione del Comune di Prato per lo straordinario lavoro che fanno a 360 gradi. Questo in particolare, ecco, dove chi si trova in una situazione di debolezza, perché noi calcolate che chi entra in quella situazione di sfruttamento lavorativo vuol dire che è debole, che è fragile, che è in una situazione ricattabile, vorrei dire, e quindi ha sempre un certo timore, molto spesso rivolgersi alle forze di polizia e vede molto più vicino il comune. In questo momento noi appunto abbiamo una trentina di casi trattati, che sono rispetto allo zero di qualche tempo fa, un'enormità, ne stiamo attenzionando alcuni, speriamo che anche questa forma di passaparola e questa collaborazione, devo dire proficua, con la Procura continui, perché ci permette di mettere in campo risposte a situazioni molto spesso drammatiche. Più o meno in che drammatica. Percentuale poi queste segnalazioni si trasformano in veri e propri procedimenti? Al momento credo una su tre, voglio essere chiaro, viene trattata, nel senso che poi da lì va approfondita. Tenete presente che l'accordo è di maggio, quindi siamo veramente all'inizio di questa fase. Poi qui, come dire, la Procura, facendo i propri approfondimenti, capirà se la legge sul caporalato nuova, quella appunto del 2016, che è molto più ampia, l'ha spiegato, l'ha inquadrata benissimo durante la relazione dottor Gestri, che è molto più ampia, permette un intervento molto più incisivo e molto più semplice in quelle situazioni in cui si sfrutta una debolezza per arricchirsi, perché è giusto, il lavoro è la cosa più importante, vorrei dire, è una forma di realizzazione personale fondamentale, però deve essere fatto in maniera dignitosa, ce lo disse Papa Francesco quando venne a trovarci qui a Prato, l'abbiamo detto milioni di volte, è necessario insistere perché il lavoro deve essere rispettoso delle regole e dei diritti di tutti. Tra l'altro, notizia dei giorni scorsi, proprio un caso, l'ennesimo, di minacce e sfruttamento sul posto di lavoro da parte di due donne cinesi nei confronti di sette uomini nigeriani. Tra l'altro una società che era stata controllata poco tempo prima e aveva semplicemente cambiato ragione sociale, aveva ricominciato. Come una delle dinamiche che purtroppo conosciamo. Sì, esatto, questo è il tema.
Lo sfruttamento si rischia di rivolgere a chi è ancora più fragile in questo momento, che non solo è ricattabile perché è senza permesso di soggiorno, come è stata la dinamica magari delle aziende cinesi, ma adesso che è nelle situazioni di rischio di marginalità. Esatto, e quindi pur di lavorare si adattano a condizioni che certe volte sono assolutamente inumane. Un euro l'ora. Diceva sindaco l'appello della CGIL per cercare insomma di catalizzare l'attenzione sul nostro territorio, perché Regione e Comune stanno facendo uno sforzo importante, forse anche oltre le loro competenze, in un certo senso. Siamo andati molto in là, i controlli sono stati oltre 9.000 nel corso di questi anni, hanno, come ci diceva ieri anche al congresso, all'incontro insieme alla procura, ormai i cosiddetti dormitori stanno diventando fortunatamente sempre più rari, ancora c'è una declinazione molto molto poco rispettosa della legge di una serie di aspetti, ma almeno dormitori sembrerebbero ormai netta e quasi vorrei dire definitiva diciamo annullamento complessivo, però bisogna insistere. Quello che dice la CGIL io lo condivido molto, con la Filtemp ci richiama al fatto che manca un pezzettino di controllo da parte dello Stato su quelli che sono gli aspetti nazionali, governativi, e quindi INPS, INAIL, che fanno i salti mortali, ma con i numeri che hanno e con i controlli che facciamo oggettivamente non riescono a star dietro a questo tipo di percorso. Perciò su questo io mi sono già mosso, parleremo con i parlamentari, chiederemo un intervento per far sì che si riesca a riempire anche quella casella. In questo momento noi, la regione, gli ispettori della regione e la polizia municipale stanno provando a, come dire, sostenere, ma da soli non ce la facciamo, anche perché non sono le nostre competenze. Su questo bisogna insistere, perché davvero tutti rilevano dei passi in avanti significativi, bisogna continuare a lavorarci. Serve anche un rafforzamento ulteriore da quel punto di vista. A proposito di sicurezza in questo caso, ma anche marginalità, disagio sociale, chiudiamo con la notizia dell'installazione dei cancelli alla stazione centrale, all'interno insomma della galleria, per impedire il passaggio durante le ore notturne di persone che appunto vivono in stato di marginalità o eventuali situazioni di disordine pubblico. Lei ha incontrato nei giorni scorsi la Polfer, le varie associazioni? Diciamo, noi abbiamo avuto la segnalazione di un aumento della fascia di disagio, perché in realtà anche i cittadini con cui ho parlato, che insomma io si rivolgono a me, in realtà non ci raccontavano di storie di particolare criminalità, ma di situazioni di marginalità e di disagio che molto spesso insomma danno comunque vado una sensazione di insicurezza e questo credo che sia stato percepito anche da Ferrovie dello Stato. Ma sapete, lo dico per conoscenza, Ferrovie sulle stazioni non siamo noi, è territorio neutro rispetto al comune, ma è di competenza appunto di Ferrovie dello Stato. Anche loro hanno deciso che quel passaggio, che diventava un luogo molto attrattivo per tutti coloro che vivono ai margini della società, qui il corridoio, no, che da Piazza della Stazione va a Piazza della Direttissima dove c'è il parcheggio, diventava un luogo troppo attrattivo in questo momento. Noi abbiamo un monitoraggio importante, e ringrazio anche i volontari a Ronda della Caritas per il lavoro che fanno, monitoraggio molto preciso di quelli che sono le situazioni di disagio cittadino. Cerchiamo appunto di sostenerli attraverso, soprattutto d'inverno, le coperte, il tè caldo, un panino, perché ci sono alcuni irriducibili, persone hanno scelto di vivere così, non hanno intenzione di cambiare assolutamente il loro stile di vita, anche se noi offriamo appunto doccia, pasti, caldi, un letto dove dormire, è una questione di civiltà. Nella stazione la situazione stava diventando, perché la pressione nel resto della città probabilmente si è alzata in altre zone, e quindi lì rischiava di concentrarsi una condizione che non era più sostenibile. Ferrovia ha fatto questa scelta, ovviamente viene chiusa dopo l'arrivo dell'ultimo treno, è riaperta prima del primo treno della mattina. E noi abbiamo pensato che anche per il rischio, perché comunque dalla stazione, fra l'altro, è una zona, come dire, molto frequentate, sapete bene, sensibile. Esatto, sensibile anche per altri fattori, al di là della questione del disagio c'è anche una questione di delicatezza rispetto a quelle che è un luogo molto frequentato per i problemi che ci potrebbero eventualmente essere, che abbiamo deciso, o meglio, diciamo, ci è stato comunicato e noi non abbiamo avuto nulla da dire di questo tipo. Certo, tra l'altro ricordiamo che i cancelli all'interno della galleria arrivano dopo l'altro intervento che era stato già messo in campo per impedire invece l'accesso nelle ore notturne direttamente ai binari. Grazie al sindaco Matteo Biffoni. Buona anche serata per questa a tutti. Settimana, e grazie a tutti voi per averci seguito. Vi lasciamo agli appuntamenti della nostra rete. Allora la palla passa a Massimiliano Masi col gioco è fatto. Arrivederci.